pomeriggio un po' freddo per il periodo, ci dobbiamo prendere anche questo sulla rischia. E niente, è il primo evento di questo anno, 2017, e abbiamo già il secondo biennio della FIDAPA con il mio presidente, ha fatto tutta una serie di iniziative molto molto belle, importanti e sempre, come dico io, a servizio dell'isola Ischia, anche perché lo scopo dell'associazionismo è anche quello di cercare di dare qualcosa in più che laddove magari manca. E quest'anno, nel 2017, l'ho voluto anche dire con diciamo, un evento particolare. Prima di tutto però devo ringraziare l'amministrazione comunale di Ischia, qui abbiamo il vice sindaco Enzo Grandino, che ringrazio perché veramente ci ha dato la disponibilità di questa sala, così come ringrazio anche la Fondazione Operavia che insomma varie volte abbiamo collaborato insieme. E così ringrazio anche Lucia Micelli, grazie perché ecco, si è presa cura di noi dal punto di vista logistico. E come dicevo, questo appuntamento io lo stavo preparando da tanto tempo, almeno mentalmente. Per sapere, con Andrea c'è un bellissimo rapporto che è cominciato anni fa. Dove si incatena l'isola di Ischia, i suoi personaggi e anche tutti gli eventi. E poi la storia fa capolino tra le pagine di quella che viene definita l'ucronia. L'ucronia sarebbe per un mescolarsi sapiente di storia e storie pubbliche e private che risponda all'eterno interrogativo: che cosa sarebbe accaduto se i fatti fossero andati in maniera diversa. Quindi i commissari che ritroviamo in questi libri, no? Il commissario Senese, Ranieri, l'anziano James Winterburn, sono ormai personaggi noti al pubblico e sono diventati personaggi di famiglia, perché alcuni di questi li troviamo nei suoi libri. E sì, e anche Andrea, diciamo, quindi sono dei personaggi di famiglia, come anche Andrea è un personaggio di famiglia, perché io lo reputo una persona molto gentile e anche raffinato, perché il modo di scrivere è anche molto molto raffinato. E nelle sue pagine troviamo, nei suoi libri, anche il passato, Forio, il piccolo comune di Forio, l'isola di Ischia, come diceva prima, non vista più come una cartolina patinata da vendere, da far vedere ai turisti, ma le ambientazioni sono quelle dove si muovono i personaggi del crime novel. Nei romanzi, come nelle nostre vite, nei romanzi di Esposito, i personaggi si mischiano, si confondono. Lo schema non è di guardie contro ladri, buoni contro cattivi, dove alla fine vincono sempre gli eroi. Il commissario Senese e anche l'ispettore Carbone non sono né eroi né feccia, vero? Sono una categoria a parte, fatta di personaggi tragici con la loro carica di umanità, nei loro tanti difetti e quanti ne hanno, nei problemi della loro vita e negli errori che fanno parte, che cercano poi di risolvere. Personaggi per i quali la redenzione ha un costo altissimo. Non scelgono mai quasi il meglio di sé, a volte lo fanno per paura, per convenienza, dubitano, si incavolano, amano, si appassionano, spesso tradiscono e cercano anche di pararsi il posteriore come possono. Altre volte invece dimostrano coraggio, altruismo,
Quindi questi sono, diciamo, i personaggi che fanno parte dei loro libri. Sono personaggi che alla fine, libro dopo libro, li amiamo, impariamo anche ad amarli, vero? Così come, ripeto, io vorrei, e in questo voglio anche chiudere, vorrei che Andrea fosse amato ancora di più, perché lo merita, perché veramente è un bravo aglione, come si dice qui, e merita veramente il grande successo, perché lo posso dire, leggendo questi libri non sono seconda a nessuno, neanche a Villeri, né agli altri, veramente, anche per sarebbe un vanto per l'Isola Ischia far sentire un giorno leggere sulle pagine dei giornali che Andrea ce l'ha fatta, e quindi da qui speriamo che sia il via per i grandi successi che tu sicuramente meriti. Grazie. Ora, pubblico, i propri lettori, non debba mai e poi mai dare risposte,
Io ritengo che un autore non sia la persona che debba risolvervi i problemi e dare risposte alle domande della vostra vita. È il contrario, io penso che un autore abbia l'esigenza fortissima quando si pone nei confronti dei propri lettori invece di fare esattamente l'opposto, di suscitare il dubbio, di porre domande, di porre interrogativi nel nostro animo, interrogativi che noi stessi dobbiamo trovare la forza di dare appunto una risposta a questi stessi punti interrogativi. L'autore deve essere un pungolo, l'autore di qualsiasi genere, non solo di noir, deve suscitare nel lettore, qualsiasi lettore, l'interrogativo, il dubbio, la possibilità di pensarla anche diversamente. E sarà il lettore stesso poi a porsi determinate domande e a darsi determinate risposte. Questo per dire che cosa? Che il noir affascina appunto forse proprio per questo, perché raccontando la realtà odierna così com'è, ci dà uno spettro molto ampio delle possibilità che la vita umana ci offre. La realtà è variegata, la realtà non è mai o bianco o nero, ha mille sfumature, gli stessi colori hanno sfumature in se stesso. Il noir ci consente di raccontarla in questo modo. E venendo nello specifico, Gaetano e Duda hanno perfettamente, brillantemente fatto una recensione dei miei quattro libri. Mi soffermo su quello che citava Gaetano, che è l'ultimo in ordine di tempo, perché l'articolo è uscito a dicembre dell'anno scorso, ma è stato scritto prima, mentre Ischia Carbone, che abbiamo partorito tra virgolette insieme con Gaetano, è una raccolta di racconti, un esperimento che non avevamo mai fatto. È una raccolta di racconti che è stata scritta nell'arco di un intero anno, e poi messa insieme, miscelata per bene e pubblicata, corredata delle bellissime tavole di Manuel Di Chiara, che ha fatto i disegni che accompagnavano questa storia. Ischia Carbone racconta di Ischia, ovviamente, ma la racconta da un punto di vista, come sottolineava anche tu da prima, completamente diverso, così come nel Paese nasconde, il mio primo libro. Non è Ischia patinata, quelle delle cartoline che siamo abituati a fare ai turisti. È diversa, vera, nello stesso tempo nera, tra virgolette, ma anche un'Ischia contraddittoria, che ci pone, come abbiamo detto appunto, delle domande, si pone delle domande sulle quali riflettere, domande alle quali non per forza dobbiamo dare tutte le risposte e tutte in un'unica volta. Ogni racconto di Ischia Carbone tratta un argomento di attualità, li abbiamo scelti insieme con Gaetano, argomenti che hanno contrassegnato non solo quell'anno, ma una serie di anni che fanno parte ancora del nostro quotidiano, della nostra realtà odierna. I contrasti all'interno delle scuole, l'omofobia, il razzismo, determinato modo dei confronti dei diversi da parte della società isolana, tutta una serie di argomenti e di tematiche che Ischia si è trovato ad affrontare in questi anni. Ovviamente questi racconti hanno uno sfondo noir nel senso più classico del termine, più che noir direi art boire, il classico racconto metropolitano dove c'è il poliziotto che deve districarsi all'interno di un caso difficile risolverlo. Però come sfondo c'è Ischia? Perché Ischia che cosa è? Non è altro che un microcosmo. Un microcosmo inteso nel senso più positivo e puro del termine. Io utilizzo spesso questa tipologia di luoghi nei miei racconti. Il microcosmo non è il paesino idilliaco fatto tutto di rose e fiori profumati con le liuzze e i cerchi e botteghini artigiane. No, il microcosmo può essere anche un paese profondamente travolto dall'ambiguità, dalla contrapposizione di determinati tipi di personalità nei suoi paesani, capaci di slanci di enorme altruismo e nello stesso tempo di meschino cinismo. Un po' Ischia lo è così. Che cos'è quindi il microcosmo? Il microcosmo non è altro che la metafora di quello che può essere il mondo intero rapportata a un piccolo paesino. Quando dico Ischia è capace di contrapposizioni anche dal punto di vista negativo, quando dico che Ischia è capace di ambivalenza nella sua personalità, e l'abbiamo raccontata in Ischia Carbone, non intendo connotare Ischia negativamente, anzi, è tutt'altro. Io sono legato profondamente all'isola, al mio paese, poi io la amo visceralmente, ma trovo che sia un esercizio banale e autoconsolatorio e soprattutto bugiardo raccontare oggi Ischia raccontando le pietanze che si cucinano nei ristoranti isolani. Reputo un esercizio di una banalità estrema raccontare Ischia raccontando se si fa la pesca turismo o la barca
bisogna raccontare Ischia a 360 gradi, avere il coraggio di raccontarla tutta, raccontare la realtà così come Ischia è un'isola meravigliosa e dobbiamo raccontarla tutta. Io e Gaetano ovviamente ci abbiamo provato, non abbiamo la presunzione di dire che ci siamo riusciti, ma abbiamo voluto fare questo esperimento, un esperimento completamente diverso dagli altri libri che hanno pubblicato e che parlavano della nostra isola. Abbiamo toccato argomenti che non sono stati toccati in nessun altro testo, l'abbiamo fatto con assoluta, come dire, una certa anche ingenuità, ma con assoluta buona fede, diciamo così. Ci sono anche delle tipologie classiche di personaggi, degli stereotipi, possiamo dire, in un certo qual modo. Il politico, l'imprenditore, l'albergatore, il proprietario del riero, il pescatore, il contadino. All'interno di questo habitat interagiscono i personaggi che fanno la storia. E la storia, come abbiamo detto, ha come confine questo microcosmo. Può essere Ischia, come può essere Cortina d'Ampezzo, come può essere Avetrana, come può essere Brembate, come può essere Sharm el Sheikh, non c'entra nulla, non importa dove la storia dice. Il microcosmo è una metafora di quello che il mondo intero ci offre, come caleidoscopio di colori e di sfumatura. In questi libri, in questi testi, ma penso più che mai in Ischia Carbone, abbiamo cercato di fare questo tipo di esperimento, ovvero mandare un messaggio che sia diverso dagli altri, non in quanto trama, perché le trame possono essere tutte originali, dipende dal gusto del lettore. Abbiamo cercato di mandare un messaggio che sia diverso appunto perché il lettore si interroga su determinati aspetti, ripeto, non solo del posto in cui vive, ma di del posto in cui vive come simbolo, come ampiezza, come possibilità di allargarsi e fare questa riflessione su l'intero spettro degli episodi che avvengono nella propria nazione o nel mondo intero, non importa. Questo è il noir, questo è il noir. Il piacere di scrivere noir, di leggere noir, sta nel fatto che non ci sono filtri, non c'è consolazione, ma si racconta la realtà meravigliosa, bellissima, atroce, drammatica, forte e passionale, così come c'è e non come vorremmo che fosse.